Questa notte è piovuto incessantemente, in mattinata il maltempo invece ha concesso una tregua, il che ha permesso di far defluire l'acqua. A Trapani, nel suo hinterland, al momento non si sono comunque verificati particolari disagi. Qualche allagamento si è verificato nel tratto di strada provinciale che attraversa Pizzolungo, ma subito defluito. L'importante arteria viaria, così come altre zone, a partire dalle vie di collegamento da e per Erice, sono monitorate costantemente dai volontari delle associazioni di protezione civile coordinati dalla responsabile comunale Giuseppe Tilotta. A Trapani invece è scattata la chiusura di un tratto della via libica che si è completamente allagata, con l'acqua alta che ha bloccato delle autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la protezione civile con l'assessore Nini Romano. Per far defluire l'acqua e riaprire la strada è stato deciso di aprire un varco sulla pista ciclabile tra la carreggiata e il canale che costeggia la trafficatissima arteria viaria. Abbiamo qui sempre un'abbondanza di acqua che se magari sembrerebbe non essere significativa per il problema di così a prima vista, ma di fatto poi ci sono delle macchine che arrivano a velocità, problemi sulla viabilità. Tra l'altro stamattina ci sono state delle macchine che si sono fermate proprio in questo posto, siamo intervenuti per tirarle fuori, però abbiamo visto che il problema è legato al fatto, come abbiamo parlato con il comandante, del fatto che questa pista ciclabile purtroppo ha alzato il livello diciamo della strada, è diminuito il canale, la sezione del canale che c'è qua a fianco, per cui stiamo scavando un piccolo tratto, mettere poi un tubo sotto e ricoprire, sempre così lasciando integra quella che è la pista ciclabile, però facciamo defluire l'acqua e non ci dovrebbe essere più questo problema annoso con un dispiego di forze anche da parte dei vigili urbani. Interverremo anche nella parte a monte di questa zona, vicino ai supermercati. Ecco, già il livello comunque comincia a essere più basso. La Polizia Municipale già da buon mattino si trovava operativa assieme alla Protezione Civile che abbiamo attivato per verificare le condizioni della viabilità della città, ma anche e soprattutto delle frazioni, tutte da Fulgatore, Salina Grande, Fontana Salsa, Marausa. Il personale è stato dislocato al fine di evitare maggiori danni, eventualmente deviando la circolazione veicolare, e aspettando che l'acqua magari con l'operatività della protezione civile venisse fatta defluire e quindi rendere la circolazione più agevole. Adesso siamo in massima allerta, anche nel pomeriggio c'è personale già predisposto.